to see the doctor. He said you're pretty sick. You got some real bad habits. You better stop right quick. I said, doctor, that's real. Amici di InterTV.it, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli a Obiettivo Inter. È il venerdì 19 settembre, siamo tra l'Europa League e il campionato, quindi puntata molto molto importante alla fine di questa nostra prima settimana di trasmissioni. Naturalmente, come al solito, non sono solo, eccezionalmente al venerdì con me in conduzione, Erika Gallo. Ciao Erika. Ciao Michele, buonasera a tutti voi da casa, soprattutto ben ritrovati, buon venerdì sera a tutti. Non saremo soli, Erika. Non saremo soli, adesso fra pochissimo andremo a vedere insieme a voi, a scoprire insieme a voi il nostro parterre di ospiti, che anche questa sera è sempre molto ricco di volti già conosciuti per molti. E insomma, ricordiamo però, prima di andare un attimo a sentire i nostri ospiti, a presentarli, che ci si può prenotare anzitutto per le chiamate, e potrete farlo chiamando il numero 02 33 21 34 67, oppure i nostri telespettatori da casa potranno anche inviarci una mail andando sul sito intertv.it, nella sezione in alto a sinistra contatti, e troverete la nostra mail diretta intertv.it, che verranno poi ovviamente lette durante il corso della puntata. Perché prenotarsi? Perché poi verrete richiamati, quindi ovviamente questo è il metodo. Per chi ci seguiva prima è un po' cambiato, però potete prenotarvi dopo le 11, dopo il primo break pubblicitario, ad aprire telefonate. Iniziamo con gli ospiti, Michele. Iniziamo allora dalla mia destra, un volto noto della nostra trasmissione di Obiettivo Inter, dottore commercialista Giorgio Rubini. Ciao ragazzi, buonasera, è un vero piacere ritrovarvi, un saluto a voi, ai nostri ospiti ovviamente, e un caro saluto soprattutto agli amici che ci seguono da casa. E soprattutto ben ritrovato, bentornato, bentornato anche a Enrico Giangreco, giornalista e scrittore. Buonasera a tutti, ciao Michele, ciao Erika, gli amici in studio, e soprattutto un saluto agli interisti, ai nostri amici che ci seguono, che sicuramente saranno numerosi anche questa sera. Bello questo nuovo, diciamo, questo nuovo inizio, quindi sono contento di esserci. Erika, questo è l'angolo. Ieri abbiamo già iniziato a parlare di FFP, perché chi lo dice giustamente in inglese come la UEFA vuole, Financial Fair Play. Stasera possiamo avere altre delucidazioni. Ieri abbiamo cominciato con Luca Barbesta, oggi un po' di Europa parleremo, anche se si avvicina il campionato, e già domani sera c'è un anticipo importante. L'Inter gioca domenica sera perché è reduce dalla trasferta. Non voglio anticipare troppo perché dobbiamo finire di presentare il nostro parterre. Però, come hai detto tu, è giusto anche ricordare che loro, oltre ad essere molto attivi esperti dal punto di vista tecnico e tattico sul calcio, perché sono interisti, sono anche molto esperti di economia. Numeri, qui stasera numeri e lettere, stiamo un po'... Quindi puntatona questa sera. Proseguiamo con, alla mia sinistra, Templare, Maurizio Fusco. Un saluto a tutti, io sono contentissimo stasera di essere qui con i miei carissimi amici, che veramente per me è un grandissimo onore avere qui loro con me, e saluto tutti i fratelli nerazzurri in tutta Italia, perché ormai siamo visibili in tutta Italia. Chiedo perdono umilmente al mio club, l'Inter Club dei Templari, ma che mi telefonano, non vieni più allo stadio, ma purtroppo e fortunatamente col mio ordine dei Cavalieri Templari. Sono molto indaffarato. Però Maurizio, quindi... c'è il doppio impegno in casa, arriva anche Toir mercoledì con l'Atalanta, no, domenica col Cagliari. Domenica ho promesso ai miei fratelli templari dell'Inter Club Templari di essere presenti, perché ho già ricevuto una marea di insulti. E quindi, no, però col Cagliari, tra l'altro, Maurizio, si gioca alle 3. Pensa che se vuoi andare un pomeriggio allo stadio è l'unica occasione che hai, perché poi se ne parla di pomeriggio nel 2015. Quindi sfruttiamo questa occasione di giocare Michele, di pomeriggio. Se posso dire una cosa, in camera caritatis lui mi ha detto che sta lavorando per ottenere il dono dell'ubiquità.
sta cercando di fare il possibile. Veramente, hai ragione. Fa tante cose, Maurizio. Ha detto una cosa come sempre, veramente, oltre di fare Inter, anzi, proseguiamo, Maurizio. Sì, no, presentiamo il nostro ospite di questa sera, scrittore, anche lui, Gianluca Veltri. Ciao. Benvenuto. Erika, ciao Michele. Ciao, felicissimo di essere ritornato nella mia famiglia interista, con i miei amici in studio e che dire. Molto bello lo studio, sono particolarmente emozionato, un po' come se fosse la prima volta. Poi tra l'altro tu Erika hai detto scrittore, però scrittore anche di qualcosa di particolare perché si riferisce all'Inter. Nel passato già ne abbiamo parlato, anche per chi ci ha seguito negli anni scorsi. Io ricordo per esempio l'ispettore Crespo, un personaggio che i nostri amici interisti che ci seguono da casa, dalla Lombardia, hanno già magari conosciuto, letto. E ci vuoi parlare velocemente anche della tua ultima avventura, di solito si dice fatica letteraria, però non è un termine che mi piace molto. Non è neanche una fatica, non è vero. Allora, questa è un'antologia, Fischio Finale, della 900 Editore, che è in libreria, in tutte le librerie, da questa settimana, credo da martedì, e all'interno di questa antologia, che è un'antologia noir, Fischio Finale, ha come il leitmotiv, è una questa ipotetica partita del 31 maggio 2015, per cui un campionato ipotetico con una classifica ipotetica. È l'ultima giornata, il 31 maggio. Giornata, e io, a me è stato affidato ovviamente l'Inter. Quindi nel mio racconto noirissimo Greta, ho dato il nome di mia figlia, protagonista, racconto delle cose molto noir e con profetizzi anche tu sullo sfondo, ovviamente, certo, e sullo sfondo la nostra amata Inter, perché noi abbiamo iniziato a profetizzare, Maurizio, con Profeta Dixit, lo ricordiamo, la rubrica dei pronostici del nostro sito intertv.it, e quindi tu vedi, ti spingi fino al 31 maggio. Sarà una stagione molto lunga e finirà addirittura il 6-7 giugno con la finale di Champions e di Coppa Italia. Esatto, e mi permetto di fare qualche saluto. Saluto alcuni miei amici e amiche, tipo Annarita Briganti, piuttosto che Coratelli, insomma, amici autori e scrittori che hanno collaborato insieme a te, Paolo Roversi, e grazie a tutti perché oggettivamente è un buon prodotto. Fischio Finale. Fischio Finale, 900 Editore in tutta Italia. Maurizio, stavi... Sì, io volevo chiedere se nel suo libro... parla e fanno parte anche gli arbitri, ovviamente sapete che è il mio cavallo di battaglia. Intanto che abbiamo già avuto alla prima giornata col Torino un rigore che, ma un fantasma a dir poco, stanno ancora cercando il fallo. Esatto, dato che vedo che il cliché è incominciato già come quello dell'anno scorso, l'anno prima, volevo chiedere al mio carissimo amico se nel giallo si scopre il colpevole. Perché il colpevole lo sappiamo già, però se si poteva magari... Ma allora, nel mio racconto in particolare, no. Nel mio racconto non si parla di arbitri, o meglio, c'è un'ipotetica inventata intervista al mister Mazzari nella quale lui parla delle sue cose sull'arbitraggio. So che all'interno di questa antologia, in realtà l'ho letta, per cui so per certo che ci sono anche gli arbitri che entrano in gioco nel bene e nel male, trattandosi di 10 storie noir, per cui se lo leggi, Maurizio, ne uscirai soddisfatto. Storie di arbitri e arbitri, diceva Peppino Prisco. Un sondaggio sono più per il bene o più per il male gli arbitri, eh? Sì, Maurizio, Peppino Prisco diceva storie di arbitri e arbitri, a volte un accento, no? Può cambiare le cose. Oggi però è 19 gennaio, magari ci seguono dalla Campania, nei giorni scorsi amici della Campania ci hanno chiamato tifosi del Napoli, ma il 19 settembre, se è più ricordato per San Gennaro in Campania, è forse ricordato anche per altri motivi da noi, giusto Erika? Esatto Michele, per una ricorrenza molto importante, perché 88 anni fa, e come dicevi tu, il 19 settembre del 1926 è stato fondato lo stadio in cui gioca la nostra Inter, quindi lo stadio di inaugurazione, no? C'è stata l'inaugurazione, tra l'altro è stata un'inaugurazione anche un po' particolare perché si è svolta una partita dove l'Inter era ospite, che guarda caso vedeva da una parte il Milan, l'altra squadra di Milano, e dall'altra appunto l'Inter. Scusa? Allora l'Inter ambrosiana Inter, che poi ha vinto per 6-3 contro il Milan, quindi con direi chi? Col calcio minore stai parlando? 3-6 Maurizio, già abbiamo messo in chiaro, no? Buon punteggio di apertura di questa ricorrenza, quindi giusto ricordare. Insomma, un po' come quest'anno l'Inter è iniziato veramente con tantissimi gol, 6 allo Stjarnan, 7 al Sassuolo, 17 gol fatti e 0 subiti nelle prime 5 partite ufficiali, veramente un ruolino che non avremmo magari nemmeno potuto sognare un mesetto fa. E ieri l'ultima partita, l'ultima vittoria in trasferta, 0-1 in casa di Dnipro. Prima di passare a Palermo Inter,
Inter, il venerdì sarà anche nelle prossime settimane sempre dedicata al campionato, però un piccolo accenno, anzi una ripresa di quelli che sono stati gli argomenti di ieri è doverosa, anche perché con i nostri ospiti una piccola analisi di quello che è stato ieri, ma anche quelli che sono i temi che nascono da una partita europea che ha visto un turno europeo, che ha visto le squadre italiane uscire molto bene, perché non capita quasi mai negli ultimi anni che 5 italiane su 6 addirittura vincono, una pareggia, e un'Italia che anche nel ranking rialza la testa e come quantomeno supera il Portogallo. Era ora Giorgio, tu dici? Incentivo champion. Dici che è quello il fattore scatenante, perché le italiane l'Europa League l'hanno quasi imposto. No, sono scatenante per l'Italia, perché le squadre straniere, vero, per loro la UEFA... Un titolo è un titolo. Per noi italiani invece l'incentivo per noi italiani, il fatto di poter fare i preliminari, i Champions, sì. Ragazzi, sono sicuro che le squadre italiane daranno il massimo che possono dare. Ti è piaciuta ieri, Maurizio, l'Inter? Ma guarda, se devo essere io, ho sempre difeso l'Inter a spada tratta come i templari, ma soprattutto come il nostro Leonida, direttore che io ho soprannominato tempo fa alle Termopili, gli Spartani, difendo sempre a spada tratta l'Inter. Ieri sono stato contento lo stesso, perché assolutamente un po' di turnover, una partita, esatto, in cui Mazzarri ha sperimentato. Ci sono alcuni giocatori che io non vedo assolutamente, sono pochi a dire il vero, però che non vedo assolutamente, non voglio far nomi, ma se volete ve li faccio. Non le faccio perché non voglio scatenare le ire di qualche nostro fratello interista di tutta Italia. Però qualche nota positiva, io credo, anzi, no, più di qualche nota, per esempio D'Ambrosio ieri. D'Ambrosio, grandissimo. Dodò è una certezza, finalmente abbiamo dei cambi all'altezza di Nagatomo. Non dico Jonathan, perché Jonathan per me è un giocatore che può stare in panchina e niente di più per me. Però devo dire che poi ho notato che Icardi, a mio avviso, deve giocare con a fianco un'altra punta. L'altra punta, che sia Palacio o che sia qualcosa, perché da solo perde per me il 60-70% della sua potenzialità. Non può giocare assolutamente con Guarin di fianco, perché Guarin per me, purtroppo, io lo dico da tempo, è un giocatore che potrebbe dare tantissimo, perché fisicamente, tecnicamente, ha tutte le qualità possibili immaginabili. Ma l'anno scorso l'hanno denunciato allo stadio di San Siro perché ha sfasciato il terzo anello, tutti i tiri che andavano al terzo anello. Se posso dire una cosa, cioè, sì, scusa Giorgio. Maurizio, permettimi. Sì, certo. Tu lo sai che io sono molto spesso d'accordo, con Maurizio su questioni di natura tattica, tecnica, eccetera. E arbitraggio. E tra l'altro non so a chi ti riferisca tu in maniera espressa quando dici non faccio nomi, eccetera. Kuzmanovic, però, ecco, e Guarini. Però francamente, te lo dico proprio con la massima franchezza, mi sembra strano che tu non sia soddisfatto della partita di ieri. No, io sono soddisfatto perché... No, siccome hai detto... Guarda che ieri non era facile, no, ma infatti, non era facile, infatti, la partita di ieri. Ma io L'Inter aveva un compito, secondo me, particolarmente difficile, soprattutto in considerazione della vittoria portata, diciamo, a compimento con la massima disinvoltura e di alcuni cambi obbligati anche che Mazzarri doveva prendere, esatto, in considerazione. Quindi, diciamo che complessivamente, secondo me, invece l'Inter ha fatto una buonissima partita, non spettacolare dal punto di vista del gioco, eccetera, questo mi pare che l'abbia riconosciuto anche il nostro tecnico, cioè là c'è da migliorare tanto, però secondo me da questi piccoli segnali tu ti accorgi che quest'anno hai a che fare con una squadra veramente solida. Infatti veramente... il fatto della difesa che non ha preso ancora gol è una cosa importantissima, certo, perché le squadre che vincono sono storicamente, essendo io uno storico, sono quelle che prendono, meno gol. Vediamo se siete d'accordo con le mie pagelle da www.intertv.it. Voti più alti naturalmente per, come diceva Maurizio, per i difensori. Eccole qua, Vidic 7,5, veramente è tornato alla grande dopo la squalifica in campionato, ma anche un Campagnaro in grande spolvero 7, Juan anche voto alto, D'Ambrosio 7,5, ecco, tra Vidic e D'Ambrosio e Campagnaro forse le note più liete. Sei d'accordo, Enrico, e anche Gianluca? Chi vi è piaciuto di più ieri?
Ma a me è piaciuto molto D'Ambrosio perché ha dimostrato di stare sul pezzo, il ragazzo ha valore tecnico indubbio, aveva fatto benissimo al Torino. È chiaro che poi quando tu giochi in una squadra come l'Inter cambiano le situazioni, devi essere in grado di riuscire ad acclimatarti in un contesto non facile. D'Ambrosio l'anno scorso non è arrivato al momento giusto, adesso mi sembra che con la prestazione di ieri abbia voluto incidere e probabilmente credo che sarà la svolta per questo ragazzo, che sappiamo essere anche assolutamente convinto della scelta di venire all'Inter, quindi è una scelta di vita per D'Ambrosio. Io spero che di aver trovato, almeno per la mia squadra, questo esterno del quale bisognavamo da tempo. Tra l'altro a Torino ne parlavano in termini Erika, sì, entusiastici, anche più di Darmian prima della cessione. Poi c'è stato quel periodo insomma di allenamento precario, se così lo vogliamo chiamare, e poi gradualmente Mazzarri ha detto è stato molto utile, avete capito adesso perché era giusto prenderlo con anticipo, anche perché il lavoro che chiede agli esterni richiede tempo. Certo. Sì, poi è anche vero, scusa, vorrei aggiungere che Vidic è chiaro che non si può di un altro pianeta, altro, no? Cioè, di un altro pianeta, capitano del Manchester United. È un top player, se un termine abusato. È un top player vero. È straordinariamente in grado di dare un contributo, grande professionista, come tutti gli slavi impara le lingue velocemente, quindi è veramente l'ideale. E lì Kuzmanovic è stato utile però, Maurizio, perché Vidic ce lo dice sempre. Non ha neanche giocato, devo dire la verità, non ha neanche giocato male Kuzmanovic, no, sono sincero, ha preso un sacco di minuti. Poi ha fatto vedere grande impegno. Io continuo a dire che per me non è un giocatore da Inter. Ad esempio Vidic, ieri abbiamo visto il carisma, c'è stata un'azione dove c'è stato un errore, si è inalberato in una maniera incredibile, ha ripreso i due o tre difensori che c'erano lì, proprio la vedi, proprio l'uomo, il giocatore che ha quel carisma, che è il condottiero in poche parole. E tutti stavano in silenzio e lo ascoltavano. Noi, per noi Vidic è stato un acquisto eccezionale, sì, veramente nel vero senso della parola, ma proprio per questo carisma, che neanche adesso sto dicendo un esempio, ma neanche Zanetti lo aveva. Lo aveva, sapete chi? Il Ciolo Simeone. Infatti Zanetti dice sempre, il vero capitano di questa squadra è il Ciolo Simeone. Adesso, scusate la parentesi, la chiudo, ma volevo dire questo. Chiudiamo chiedendo un commento anche a Gianluca della partita di ieri, ma ti chiedo anche sul protagonista, l'autore della rete di Danilo D'Ambrosio. L'abbiamo sentito, l'abbiamo visto anche ieri, che dopo la partita ha detto sono felice per la vittoria, per proseguire in Europa League, ma sono anche felice perché è la dimostrazione che la vittoria col Sassuolo non è stata una vittoria poi così casuale. Sì, allora, intanto sono d'accordo con Enrico, perché secondo me dei tre ieri quello forse più atteso era D'Ambrosio. Mi fa molto piacere sia per il gol che per la prestazione, perché credo che si sia sbloccato e credo che insieme ad altri giocatori che erano già nell'Inter, nella Rosa l'anno scorso, potranno effettivamente partecipare da protagonisti a questo campionato, perché io noto che l'Inter sta diventando sempre più squadra, una squadra operaia, ed è importante, per cui comunque sia l'importante, c'è poco da fare, l'importante è vincere, tanto per cominciare, per cui portare a casa tre punti con i cambi che sono stati fatti, con il turnover e tutto. Poi sbloccare alcuni giocatori, la bellissima dichiarazione che ha fatto, che è il gol più bello della mia carriera, un po' perché è in Europa, un po' perché... Anche più importante, credo, più sicuramente. Importante, certo. E quindi, insomma, fa ben sperare, Vidic, lo sappiamo. E ritrovare Campagnaro, bravo, in quella condizione mi ha fatto molto piacere, perché anche se ieri non era affatto una partita facile, infatti è stata una partita, a mio giudizio, anche abbastanza noiosa, no? In alcuni tratti è stata, sì, piuttosto noiosetta. Più il primo tempo forse. Sì, però campo difficile, insomma, una squadra. Però ho visto un organico che ha voglia di giocare e che comunque si trova in campo, e questo sappiamo che, insomma, nel calcio è molto importante, soprattutto quando ci si deve dividere tra campionato e Europa. Michele, se posso chiosare proprio, sì, 30, sì, secondi. Io condivido tutto, assolutamente, è stato detto tutto benissimo. Però ecco, io invece una nota di merito l'avrei data proprio a Campagnaro, perché non dimentichiamoci le premesse iniziali di questo calciatore, tutto ciò che è successo sul mercato fino all'ultimo, tutta la, no? Esatto, sul mercato fino al giorno prima, si può dire, vero, al giorno della chiusura del mercato stesso. Campagnaro invece ha dimostrato di essere, se mai, voglio dire, ce ne fosse bisogno, una persona veramente di una serietà straordinaria, e soprattutto si è fatto trovare pronto. A me, francamente, per quel, io non ho visto tutta la partita per impegni professionali, però per quel poco che ho potuto vedere, a me ha francamente non stupito, perché sapevo comunque di
dover poter contare su un vero un calciatore con la C maiuscola. Poi l'anno scorso, Mazzari non si sarebbe dannato per... Sì, ma l'anno scorso credo che anche ad ottobre ha influito molto l'inizio delle convocazioni, perché ha avuto i primi problemini fisici in quel momento fisico, e per lui a 33 anni era l'occasione della vita fare un mondiale con l'Argentina. Ha giocato il primo tempo della prima partita, però è qualcosa che rimane per sempre nella storia di un giocatore, e io non mi sento nemmeno tanto di condannarlo, perché ci sono stati magari degli equivoci, no, con la Federazione Argentina, però in quei casi il giocatore, per il giocatore, noi parliamo da interisti, però per il giocatore non è facile rinunciare a una convocazione anche sapendo che non sta benissimo. Adesso, tolto il mondiale, tra l'altro sono vice campioni del mondo, lui, Palacio, no, giocatori che hanno partecipato, lo stesso Ricky Alvarez che adesso è in prestito al Sunderland. Però è stata comunque un'esperienza per loro, che lo stesso Hernanes ancora oggi ne risente, una preparazione non al 100%, però inizia un nuovo anno. Stiamo vedendo le immagini di ieri sera e vediamo anche quello che è il sorpasso, no, certificato dell'Italia sul Portogallo. Sembra una magra consolazione, abbiamo già accennato ieri sera, oggi ne hanno parlato anche tutti i giornali. Eccolo qua, l'Italia con 6 squadre, l'unica nelle prime, di tutte le nazioni a mantenere tutte e 6 le squadre, il Napoli è scalato in Europa League, eccola qua l'Italia quarta, e ora bisogna ripartire all'inseguimento della Germania per riguadagnare la quarta squadra in Champions. Non sarà facile, però 5 vittorie in 6 partite, come diceva Maurizio prima, hanno iniziato con il piglio giusto. L'Europa League quest'anno permette di andare in Champions, ma non è solo quello, ci sono tanti fattori che possono anche valorizzare di più proprio per le squadre italiane. Si dice, quando magari le cose non vanno benissimo, quando non si sta benissimo, si iniziano anche a riapprezzare le piccole cose, forse per le italiane in effetti è così. Sì, sarà dura però fare la corsa sulla Germania, perché la Germania in questo momento ha dei veri e propri squadroni che in Italia in questo momento ci sogniamo. Sì, sì, però l'Europa League dà molti punti nel ranking, sì, e sì, oggi Inter, Napoli e Fiorentina credo che possono giocare per vincerla, poi dipende anche dagli impegni, dalla posizione di campionato. Però tornando invece a quelli che sono i valori con la Germania, quelli che stavi dicendo tu, Giorgio, abbiamo mostrato anche una grafica, vorrei farvela rivedere, no, Erika, quella delle varie leghe, perché se andiamo a vedere il valore in campo, dicevamo ieri, Premier League viene considerato il campionato più spettacolare, magari anche di valori tecnici, la Liga che in effetti come numeri sarebbe prima, poi c'è la Bundesliga che è quella che fa più spettatori, e poi in coda c'è la Serie A con la Ligue 1 che sta cercando anche di rimettersi in pista con il Monaco, vari investimenti, e il Paris Saint-Germain. Per voi la Serie A, anche per l'equilibrio, per i valori, per le prospettive, sta iniziando a risalire la china? Quanto la vedete lontana, Giorgio, Enrico e anche Gianluca? Guarda, io rispetto alla grafica che hai fatto vedere sono assolutamente d'accordo, mi auguro che la Serie A possa risalire. Devo essere onesto, io nei weekend vedo spesso il campionato inglese e anche quello tedesco. Obiettivamente in questo momento c'è un livello di spettacolo in quei campionati che è diverso dal nostro. Per il contorno o anche per quello che vedi in campo, la velocità? Secondo me anche per quello che vedi in campo, per la velocità, per la capacità di esecuzione di questi calciatori di determinate giocate. Io vedo più attenzione dal punto di vista tecnico e tattico, insomma, voglio dire, i risultati che hanno ottenuto i club, ma anche le nazionali, dicono tutto negli ultimi anni. E allora io penso che sia necessario, per quanto riguarda proprio il sistema calcio Italia, quindi la Serie A, fare quello che tra l'altro il nostro presidente Toti dice da tempo, cioè il prodotto Serie A deve essere promosso in maniera adeguata. Questo tramite una serie di riforme assolutamente puntuali sul versante dell'area business, ma anche la capacità di immaginare nuovi percorsi per la stessa Serie A con attenzione appunto alle academy, quindi alle cantere. Quello che c'è da fare è quello, cioè andare verso una strada differente dal passato, anche perché altrimenti assistiamo a che cosa? Ad una Bundesliga che prende Immobile e lo lancia, no? col primo gol che ha fatto in Champions per il Borussia Dortmund, e noi invece che ci ritroviamo i 35 anni, 36 anni, che hanno giocato appunto i Saviola, no? Insomma, quella gente lì, Marchese, hanno giocato campionati magari in età giovane, in altre altri parti, adesso arrivano ormai, diciamo, alla fine della loro carriera a giocare in Serie A. Toir, no, l'aveva messo come un punto importantissimo, abbassare l'età media, e Ausilio ci è riuscito, siamo sotto, sì, i 26,5, Erika, certo. missione compiuta. Giovanissimi, anche titolari adesso, no? Tra alcuni che c'erano già, i nuovi direi l'abbiamo abbassata decisamente. Io però sono... Scusami Michele, sì, poi per fare considerazioni che in qualche modo opposto di un minimo di
valutazione di giudizio bisogna avere un periodo un pochino più ampio, cioè bisogna fare ragionamenti che non siano concentrati su una singola partita. E cominciare a investire sui vivai, discorsi a lungo termine. Insomma, cioè, fa piacere perché effettivamente ieri c'è stato il botto di risultati, però queste cose bisogna vederle in un periodo insomma di una piezza. Ma quello che volevo capire da voi, secondo me ci sono almeno due modelli, no? C'è Real Madrid o il Barcellona che hanno anche prima comprato il nome e poi hanno creato l'indotto. È vero che il Barcellona ha una grande cantera, però comunque non hanno mai lesinato investimenti. E poi c'è il modello tedesco a cui Enrico stava facendo riferimento, in cui prima il contorno è ben organizzato e poi riesce, aumentando l'indotto, i ricavi eccetera, a portare i campioni e quindi aumenta anche il livello in campo. Secondo voi, per come siamo messi adesso, Maurizio, Gianluca, ma anche Giorgio e Enrico, qual è il modello più perseguibile? Forse l'Italia ha una strada obbligata, noi non possiamo più ad oggi permetterci il Cristiano Ronaldo, quindi dobbiamo per forza ritornare a essere bravi nell'esterno, nel contorno, no? Per poter attrarre un domani i campioni, oppure aguzzare l'ingegno con i direttori sportivi, gli allenatori che vanno a prendere i giovani quando ancora non sono esplosi. Ma guarda, io intanto devo dire che una cosa che mi ha sempre stupito dell'Inter, ma non solo, è l'incapacità, no? Di riuscire ad automantenersi, no? Perché se io penso a un brand, io penso a un'azienda, no? Penso a un brand importante come l'Inter, no? Cioè mi chiedo come faccia a non aver costruito negli anni un indotto tale, no? Che vada al merchandising, a uno stadio di proprietà, a qualunque altra cosa, tale per cui, cioè, non si tratta solo di brand, di smalto, ma si tratta anche di, oggettivamente, come tutte le aziende, di valori mobili e immobili, no? Per cui questa cosa mi lascia un pochino perplesso. E ma è come dice Toir. Noi lo stadio l'avevamo già, era già pronto. Adesso prendo occasione allo spunto di Alan Rizzi, che è il nostro carissimo amico. Alcuni anni fa era già predisposto, se voi sapete, la caserma Perucchetti, fatto vicino allo stadio, lì c'è ancora adesso questo ampio terreno dove facevano le manovre militari, carri armati, infatti mi fermavo spesso e volentieri a vederli, era già tutto pronto, già tutto fatto, sono andati purtroppo alle votazioni, sono mancati due voti dei, purtroppo non voglio far politica, io politica non ne parlo, non voglio assolutamente, però i Verdi bloccarono la costruzione dello stadio che era già. Tra l'altro, Maurizio, non eravamo d'accordo, ma tra poco avremo proprio un collegamento importante per parlare di quello che è stato anche, forse può essere un segnale, a volte ci sono dei segni che sono diciamo che premonitori, così, che anticipano il futuro. La finale di Champions League del 2016 è stata assegnata finalmente, definitivamente, allo stadio Giuseppe Meazza. E l'Inter, magari anche qualcun altro, però soprattutto l'Inter fa ancora in tempo a partecipare a quella Champions League. Naturalmente stasera parleremo tanto di Palermo-Inter e di quello che sarà in occasione del 90esimo compleanno dello stadio, no? Quindi precisa, tra l'altro 90esimo. 9 volte si è giocata la finale, ma in Italia, ma ne parleremo tra poco, a San Siro anche in altre tre occasioni. Nel 2001 manca. Nel 2001 vinse il Bayern Monaco, ma anche l'Inter, che è una delle poche squadre che ha vinto la finale nella sua città, nel lontano ormai 60-65, però non ci possono più dire che è l'ultima, perché la ricordiamo benissimo qual è l'ultima. Io c'ero. Di quattro anni fa a Madrid. Dobbiamo però tra poco già andare nel primo break pubblicitario. Prima, facendo riferimento al nostro sito, abbiamo ricordato le pagelle, ma c'è anche la rubrica giornata di Francesca Buriani, Inter's Got Talent, dove potrete vedere per chi il pollice in su ieri dopo Dnipro, Dnipro Inter, e potete anche votare al nostro sondaggio. Perché? Per chi non l'ha fatto, ormai è tardi, è chiuso in questo momento quello sulle maglie, tra un po' vi presenteremo il nuovo, mentre i risultati di questo sulle maglie lo possiamo tra poco vedere nella torta, senza che girano lo sguardo, ecco, però già è in onda, voglio sapere, perché loro non sanno i colori, dai nostri ospiti, per quale maglia
facevano il tifo in questo sondaggio. Cioè, noi abbiamo chiesto ai nostri amici da casa: vi piace di più la prima, la seconda, la terza o il classico nerazzurro? A me sempre il classico nerazzurro, ti rispondo. Classico nerazzurro per Giorgio. Assolutamente. Anche Maurizio, no, vedo che... Gianluca? Gianluca, tutti d'accordo. Classico nerazzurro, ma soprattutto mi permetto di dire che quella azzurra proprio non mi piace. La terza. Non mi convince proprio per niente. Delle nuove, quale ti stuzzica di più a livello di design? Quella bianca. Quella bianca. Quella bianca che più, no, insomma, mi dà l'idea, sì. Enrico, che non si è espresso. Vista, ma... a me la prima maglia piace, la prima. Perché è il risultato di una ricerca di mercato e sono certo che ne venderemo un po' nel Faristo. Adesso allora possiamo vederla in onda, Maurizio Lattorta. Io l'avrei vista molto bene come seconda maglia. Allora sì, come seconda maglia sarebbe stata bellissima. Eccola qua, così la spieghiamo, la divisione. Più del 50% ha votato il classico nerazzurro. Eccolo qua in arancione. Poi al secondo posto si è piazzata la prima, quella che Enrico, di cui Enrico stava parlando. Non molto gettonata, così così la terza, la seconda Gianluca non è proprio piaciuta. Una piccola minoranza. Però il bianco in effetti è sempre stato il classico della seconda maglia dell'Inter, sì. Magari però a qualcuno piace di più la striscia verticale, a qualcuno quella orizzontale, a chi quella diagonale che ricorda, no, gli anni 60. Torniamo tra pochissimo, vi invitiamo a chiamare, a prenotarvi per le chiamate, anche a scriverci, giusto Erika? A diretta. Scriverci come sempre diretta@intertv.it. Nel frattempo noi andiamo una manciata di minuti, qualche news velocissima, in pubblicità per seguire le ultime news di giornata. A tra pochissimo.